siamo in Calabria, nella provincia di Cosenza e nel comune di Rocca Imperiale. L'escursione in mountain bike oggi ci porterà a conoscere i paesi di Nocara, Canna e Rocca Imperiale. La nostra escursione parte da Rocca Imperiale Marina, in località Piano Saliva. E qui stiamo percorrendo lo sterrato che costeggia il fiume Canna. E qui il torrente si è portato via tutto, anche la strada. Faremo 100 metri e poi ritroveremo di nuovo il percorso. È caratteristica la via dei limoni qui a Rocca Imperiale, coltivazioni immense di limoni. Beh, speriamo proprio di no, eh. Per avere la piena. Siamo di nuovo sullo sterrato, ma speriamo che continui, ma io ho i miei dubbi. In mezzo ai limoni. Sì. È il fiume Canna. E tra poco passeremo di sopra. Guarda che spettacolo! È il Monte Sparviere. E questo è il paese di Canna. Ed ora si sale verso Croce di Canna. Ed ecco Nocara, 859 metri sul livello del mare. Si sente, ci stanno i cani. E qui siamo in località Tempone del Crocefisso. E sullo sfondo Nocara. E come normalmente si sale e si ridiscende, si sale e si ridiscende. Davanti a noi Serra Maggiore. Ed ora si continua a scendere. E qui siamo al canale del Roccolo. Acqua fresca. Ed ora si comincia a risalire inesorabilmente verso Serra Maggiore. È tosta, proprio tosta questa salita. E rotondella, 575 metri sul livello del mare. Stiamo costeggiando. Qua, che spettacolo. Siamo all'ombra, fa caldo, raga. Fa caldo.
Guarda che bel rudere che sta qui a fianco. E sullo sfondo a destra, punta d'Appesa e colle Rotondello. Vedi, quanti chili vai? 35. In meno. Una gamba. Sullo sfondo Nocara, e invece noi siamo nei pressi degli scavi di Presinace, che però non sono indicati e pertanto noi non ci avventuriamo nel bosco. Peccato, anche se ruderi fanno parte della civiltà del paese. Sullo sfondo Monte Pollino, a sinistra Serra delle Ciavole, a destra Serra di Crispo e ancora a destra Serra del Prete e Sassolarmi di Sant'Angelo e Monte Raparo. Monte Alpi e dietro il Sirino. E questa è Nocara. Ed eccoci al Sassolarmi di Sant'Angelo, 747 metri sul livello del mare. E Sassolarmi dei Galli, 714 metri. E sullo sfondo, da sinistra, Timpone della Bannera, Cozzo Castello Menzose, Monte Coppolo. Ferma. E sullo sfondo, Colobraro. Ed ecco Sassolarmi di Sant'Angelo da un'altra prospettiva. E sullo sfondo Serra Maggiore. E Rocca Imperiale che più tardi raggiungeremo, però il mare non si riesce a vedere perché è coperto dalle nuvole. È l'ex convento degli Antropici, purtroppo è chiuso. E qui sicuramente il sentiero porta giù al convento. Ed eccoci giunti a Nocara, però non arrivate dopo le 13.30 perché tutti i bar sono chiusi e riaprono alle 17. Purtroppo la foschia e le nuvole non ci permettono di vedere il golfo di Taranto, sarebbe stata una bellezza in più. I'm falling apart, I've lost my DNA. Ed ora si vede anche Serra Dolce Dorme, la cresta dell'infinito e le altre vette. La foschia. Ed ora giù per un bel tratto fino a Colle San Marco. Ed ecco Nocara da un'altra prospettiva, da sud. C'è un sentiero che scende alle pendici del paese, però ormai non è più frequentato, quindi evitiamo di avere problemi.
E ora risaliremo quel tratto di strada che porta a Cana attraversando il canale di Massa. E qui abbiamo un altro guado. Ed eccoci giunti a Canna, 417 metri sul livello del mare. E dovete decidere se vogliamo rimanere o andare via. Porti saluto a Nicola allora, mo che vai là. Certamente, sì, è il mio è amico e anche il mio meccanico di fiducia, quindi. Il meccanico è bravissimo. Spettacolare. E adesso mo prendiamo la strada che sta qui sotto e scendiamo. Questa qua? Stamattina siamo passati su quella cresta ed ecco il maestoso castello di Rocca Imperiale. E sullo sfondo Monte Trevia. Saliamo, saliamo. Anche lì è enorme, qua puoi tirarle tutte. Ma vedi, là stanno le finestre, guarda. Quindi là sicuramente stanno. E siamo qui al castello di Rocca Imperiale. Lo spettacolo è grandioso, solo che naturalmente è chiuso. Però se dovessimo ritornare sappiamo come fare per poter vedere anche il resto. La via del limone. Vai. Che bello odore di camino. La prossima volta, oltre al castello, visiteremo anche questo museo. Bene, abbiamo chiuso il giro intorno ai 50 km, oltre i 1000 metri di dislivello sicuramente. È molto asfalto, però piacevole perché non passava una macchina, se non qui negli ultimi chilometri. Però abbiamo anche fatto... E abbiamo visitato tre paesi. Caricare la batteria, dice. Sì, sì, abbiamo visitato tre paesi e poi sull'altopiano lo spettacolo del Pollino è stato grande. È stato uno spettacolo. Grande Gianfranco.